questo punto di vista. Non dirlo e non dire attraverso anche chi ha la responsabilità pubblica di parlare all'opinione pubblica come un giornale, che questa è una vile aggressione razzista, criminale, significa caldeggiare coloro i quali mi scrivono tutte le sere che io sono amico dei negri, degli ebrei, degli... Senta, vado subito da Montanari, tossici. Però l'atto d'accusa che le fa... torno subito da Montanari, ma senti, l'atto d'accusa che le fa migliore è abbastanza circoscritto, la alimentate con i giornali questo determinato tipo di odio, di aggressioni? Queste sono le opinioni di questo signore che io... sottosegretario. Non ho tanta voglia. Sì, perché me frega, se potrebbe essere anche Dio in terra, ma se dice delle scemenze, dice delle scemenze. Accusare il giornale mi sembra un'operazione così modesta dal punto di vista della serietà e anche dal punto di vista intellettuale, per cui non ho neanche voglia di controbattere. Mi sembra una così. Minaccia prego, i nostri... Ma lei perché parla... mi interrompe? No, lei oltre a essere... Lei oltre a dire stupidaggini è anche maleducato, sì, perché sì, mi interrompe. Per cui io non voglio parlare con un cafone, chiaro? Io con i cafoni non parlo. Discorso, un attimo, calma. Prego, direttore. Non sono razzista, non le dico di peggio. Prego, no, direttore, finisca pure la sua argomentazione, così ci torniamo. Ma cosa vuole che argomenti con un signore del genere che spara sciocchezze senza neanche sapere cosa sta dicendo, non sa neanche con chi sta parlando, si riferisce genericamente a un giornale, qual è il giornale che fomenta il razzismo? Ma stiamo scherzando, ma lei veramente sta bene, lei stasera ha abusato di alcol, mi sembra veramente assurdo. Proviamo a fare un passo, mi stupisco anche con voi. Con voi che state conducendo un programma e consentite a un signore che evidentemente non sta molto bene questa sera di sparare certe confronti di un ospite che non si è neanche mai permesso di offenderlo, di dire qualcosa di sgradevole. Ho espresso le mie idee e basta. Se non è d'accordo, pazienza, ma non è questo il punto. Noi ci sentiamo di garantire tutti quelli che vengono qua. Di educazione. Che siano, diciamo, sottosegretario o direttore di giornali, per noi sono nostri ospiti, quindi hanno tutti la stessa, diciamo, dignità, quindi ricircoscriviamo il... Non mi sembra, visto che avete detto... Ma abbiamo fatto replicare anche lei, abbiamo dato parole... Se questo è il modo di fare. Se questo ci sta, Montanari, rispetto a questo... Cioè, abbiamo uno scontro, diciamo, anche culturale tra due visioni...